L'acqua è un bene comune, si sente ripetere sempre più spesso. Per l'uomo, però, da sempre l'acqua non è soltanto fonte dissetante. È amica nel lavoro e in certi casi può diventare persino nemica. Dell'acqua, in ogni sua forma, si sono occupati i bambini dell'Istituto Comprensivo Gianni Rodari di Santa Giustina. Dalla seconda elementare alla prima media, oltre 280 bambini dell'Istituto Comprensivo Rodari di Santa Giustina sono andati alla scoperta dell'acqua, delle sue storie. Un'idea partorita dall'associazione di volontariato Confini Comuni, che è sfociata in una mostra allestita anche a Villa Binotto di Feltre in occasione della festa del parco. Una bellissima opportunità che è stata data alla nostra associazione di illustrare il percorso che è stato svolto nel corso dell'anno scolastico 2008-2009 con la collaborazione dell'Istituto Rodari di Santa Giustina relativo all'acqua. Libera e immagina l'acqua libera, a cui hanno partecipato 280 alunni dell'Istituto Rodari. La parte conclusiva di questo progetto è in realtà questa mostra fotografica che presenta circa 200 fotografie realizzate dai bambini sia nel corso delle escursioni e delle attività che sono state previste dai soci e dal direttivo della nostra associazione, oltre che tutti quegli scatti fotografici che i bambini sono riusciti a realizzare nel corso delle attività domestiche, magari affiancati anche dai familiari che sono riusciti così a coinvolgere. Nel loro viaggio i bambini hanno scoperto luoghi dimenticati di Santa Giustina, hanno osservato il Veses, il depuratore di Formegan, sono saliti sino al Vajont con un percorso della memoria. 2000 le foto scattate, 200 delle quali esposte in mostra. Tra queste, 6 sono state selezionate dalla giuria, quali esemplificative dei cicli dell'acqua. Sono delle foto che sono state segnalate, ben 6 all'interno di queste 2000, e che in qualche modo rappresentano il vertice di queste riflessioni, di questi percorsi che i bambini hanno potuto fare. In che modo? Immergendosi innanzitutto in una dimensione ambientale che così finalmente hanno riscoperto, a cominciare dal torrente Veses, che è il torrente che segna il paesaggio, la morfologia e tutta una serie anche di attività che noi abbiamo recuperato, attività tradizionali, attività anche di gioco. Nel momento in cui l'acqua di questo torrente esce dal suo alveo e attraverso le rogge di antica struttura, di antica fattura, attraverso le rogge entra poi nei diversi luoghi di aggregazione, nelle piccole piazze, nelle realtà anche delle attività agricole di un tempo e si trasforma in lavatoio, in fontana e così via.